Leggi che c'è scritto. Dice, non gliese la fa più, arriva a fine mese. E te credo, mangiamo e beviamo come a satanati. Sigarette, gioco, macchina, cellulare, cellulite, trigliceridi, colesterolo. Non se famo mancare niente, oh. Parabole, Sky, Premium, DVD, vacanze. Che se non prenoti l'inverno per l'estate, l'estate per l'inverno, e quando ci vai, oh? A proposito delle vacanze, no? Oggi, quando andiamo in ferie, se non valicamo le Alpi come Annibale o non circonnavigiamo gli oceani come Magellano, e che so ferie? Perlomeno devi arrivare nello Sri Lanka, nel Burundi, le isole Figi, i Caraibi. Perché ormai località come Parigi, Barcellona e Palma de Mallorca è robetta. L'altro giorno sono passato da mia sorella che c'ha un figlio grande. Dico, ma Fabio... Mi fa, no, c'aveva 2 o 3 orette libere e io con la ragazza a piazza in caffè a Sharm el Sheikh. Ha preso il lasmigno e te è partito. Ma perché? Stava male. Che ha preso? Lasmigno e si vuole all'ultimo minuto. Avete capito? Ma ha detto come se fosse nato qui a una fraschetta dei frascati a piazza in caffè. Senza conta poi, no, che con tutto sto consumismo, sta industrializzazione, tutti sti scarichi nell'atmosfera, sto pianeta è diventato una discarica a cielo aperto. Il buco d'ozono, effetto serra, è tutto inquinato. Il mare è inquinato, l'aria è inquinata. Tra un po' respireremo part-time, a co-co-co. Ma lo sai che vi dico? Che se in certe ore non respirassimo sarebbe addirittura meglio. Mi stava a dire un amico che è stata in Bibbia vabbè, per motivi suoi, lasciamo perdere. Mi diceva che quando passava il secondino gli diceva, oh, è l'ora d'aria! I detenuti gli facevano, tiè, ce vai te fuori all'aria, noi siamo stati condannati al carcere, mica moriva avvelenamento, o ci date maschere antismog o non uscivo. Dove siamo arrivati, eh? Una volta l'ora d'aria era una liberazione, adesso è una punizione! Leggi, leggi. Dice, una volta alla fine del mese ci si arrivava meglio. Oggi è dura. Te credo. Dalla tombola, no? Quella con i fagioli o i gocci di mandarino per segnare i numeri che uscivano. Siamo passati al bingo. E a bagnarolo per farsi il bagno? Ma ricordate, no? Quelle di latta, d'alluminio. Insomma, di metallo, che poi dopo sono uscite quelle di plastica, no? Beh... Dalle bagnarole di plastica siamo passati alla vasca di massaggio. I denti cambiano. Se lavavamo con quel tocco di sapone scala. Voi ricordate quello col cerchio e la scala disegnata sopra, no? Mo andiamo da acqua e sapone. Pia mercarello come al supermercato. Bagni schiuma, prodotti di igiene intima, deodoranti, salviettine umidificate, fili interdentali, intercostali, interculare... no, questo non si può dire, scusate. Beh, insomma, per darsi una lavata spendiamo 200 o 300 euro al mese. E te credo che è difficile arrivare alla quarta settimana, no? Apriamo il portafoglio, siamo pieni di carte. Carta qui, carta lì, carta su, carta giù, carta vince, carta perde. Quante carte vuoi? Oh, dammi 2 carte. Siamo diventati un popolo di cartomanti. E pensa che una volta non c'avevamo manca la carta igienica. Mo invece c'è pure la carta igienica firmata. Valentino, Armani, Dolce e Gabbana. Io mi ricordo che usavamo i giornali. Se piava il giornale e con le forbici si facevano tutte strisce. Oh, mi sa tanto che da lì che è nata striscia la notizia. Tutte queste notizie del giornale tagliate a strisce, no? Si piavano e si appennevano al chiodino del bagno. Che era proprio un cesso! Altro che vaschi idromassaggio, bidet anatomici, miscelatori per l'acqua, sanitari di tutti i tipi, a volte anche poco funzionali, eh! Oh, non buttare il messaggero, che ci serve per... Ma il messaggero si appiccica, si strappa! E allora tu gli devi dire a tuo padre, devi comprare il tempo, che il tempo c'ha la carta più morbida, e regge meglio.